Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento del lunedì con il TB Sport al Teatro Forma. Qui siete obbligati a applaudire, poi non ve lo chiederò più, però all'inizio dobbiamo riscaldare un po' l'atmosfera. Ben ritrovati, secondo appuntamento, c'è stata una sosta di campionato, ma noi ci siamo anche perché dobbiamo fare un po' il punto della situazione, perché le prime 8 giornate sono una sorta di un primo spartiacque del campionato del Bari. Vi anticipo che rivivremo i momenti più belli di queste prime 8 giornate attraverso i gol segnati dai biancorossi, 10 segnati dai biancorossi. Ma come sempre cominciamo con la presentazione degli ospiti. Non è un ospite, ma è come me un po' padrone di casa, Cristian Siciliani. L'altra volta non c'era perché era impegnato alla Domenica Sportiva. Oggi c'è il nostro capitano Antonio Di Gennaro. Come sempre abbiamo sempre un tifoso speciale, speciale non solo per le sue molteplici attività, ma anche perché la Regione Puglia è, come dire, come garante dei diritti dei minori della Regione Puglia, sta patrocinando una bellissima mostra che vi invito ancora a visitare, perché ha avuto una sorta di proroga, perché sta avendo così successo che doveva chiudersi la scorsa settimana, invece sarà aperta sino al 18 presso la Regione Puglia. Tutti i colori della Puglia, come vedete abbiamo delle maglie, perché in questa mostra vedrete le maglie storiche non solo del Bari ma anche di altre società pugliesi e i protagonisti dello sport pugliese. Invitiamo sul palco Ludovico Abaticchio. Ciao Ludovico. E adesso l'ospite biancorosso. La scorsa settimana abbiamo avuto il vice direttore sportivo del Bari, oltre che come dire, davvero gloria della nostra squadra, Valerio Di Cesare. Oggi abbiamo il direttore sportivo del club biancorosso, Giuseppe Magarini. Piacere di essere dei nostri, direttore. Noi abbiamo giù in platea la nostra Maricla Pastore, perché abbiamo diverse squadre da presentarvi. Intanto abbiamo in prima fila, nelle prime due file, gli under 13 del Bari. Un applauso a voi. E siccome parliamo di settore giovanile, vorrei fare un applauso particolare all'under 16 che ieri ha vinto il derby con il Lecce 4-0. Complimenti alla nostra under 16. Alle spalle dell'under 13 del Bari abbiamo i ragazzi di una delle società più organizzate a livello di settore giovanile a Bari, la Procalcio. Non a caso c'è Antonio Di Gennaro, ma c'è anche Michele Andrisani, poi li andremo a conoscere. Un applauso agli amici della Procalcio. Non è andata bene ieri, ma bisogna... È inevitabile che pagassero lo scotto del noviziato, perché ieri per la prima volta il rugby barese ha giocato una partita del campionato di Serie B, e questo lo dobbiamo grazie all'enorme passione degli amici del Tigri Bari. E come sempre ogni settimana avremo un club biancorosso. Oggi diciamo sono tutti i miei amici, un club al quale tengo in modo particolare, anche perché è legato alla vicenda di un tifoso prematuramente scomparso per una vicenda davvero assurda. Un grande applauso agli amici del club dedicato a Beppe Scianimanico. Ed eccoci col direttore sportivo del Bari, Giuseppe Magarini, no? Quando ho detto ai tifosi, agli amici, verrà Magarini, loro hanno detto, oh, è un evento, perché farei parlare il direttore sportivo. In realtà il direttore sportivo, quando ha fatto la conferenza stampa, ha parlato e come, però, diciamo, noi eravamo abituati lo scorso anno a un direttore sportivo che interviene molto di più. Lei invece fa parte di quei direttori sportivi che parlano laddove è necessario, insomma, laddove è il caso, insomma, no? Quando è importante far sentire la parola della società. Direttore. Buonasera a tutti intanto, grazie dell'invito, sono venuto molto volentieri, che si dica che non voglio parlare, non c'è mica nessun problema. No, diciamo che il non parlare è subordinato, è relativo, è tutto. Diciamo che la mia presenza è
è una presenza molto costante nel giornaliero e quando c'è da intervenire si interviene, quando c'è da parlare si parla, però comunque nelle dovute maniere, nelle dovute dosi, se poi dopo serve per conoscerci, invitatemi, io ci sarò. Bene, questa è una promessa, siamo in teatro e siamo anche in televisione. 8 giornate di campionato, seconda sosta di questo inizio di stagione, il suo bilancio, io ho detto sempre che c'è come dire, un senso di ingiustizia in quella classifica, perché a mio avviso il Bari, per come ha giocato, avrebbe meritato almeno di stare dalla parte sinistra della classifica. Siamo nella parte destra, è vero che i distacchi sono minimi, però avrebbe reso giustizia forse anche all'atteggiamento della squadra, non so se è d'accordo. Sì, sono d'accordo, però non voglio che passi questo messaggio, ne ho parlato anche con la squadra in tutta sincerità. Io credo che anche noi abbiamo delle responsabilità se abbiamo 10 punti. È vero che ci sono stati degli errori altrui, però non dobbiamo nasconderci dietro una situazione dovuta a fattori esterni. Quindi noi dobbiamo pensare a fare quanto meglio sappiamo fare, quanto bene dobbiamo fare, e magari essere più incisivi e più bravi nel poter andare a cogliere quelle partite che potevamo sì portarci a casa in maniera importante e più opportuna. Quello sicuramente. Poi sai, è una fase di queste 8 giornate dove c'è stata anche la situazione del mercato, quindi diciamo che non sono veritiere dal mio punto di vista. Non a caso noi abbiamo perso le prime 2 partite, poi ne abbiamo sì, ma non perché non avevamo la squadra, sì. Non le abbiamo perse perché non avevamo la squadra, perché la prima partita secondo me non è che abbiamo perso perché non avevamo la squadra, abbiamo perso perché evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. Questo credo che siamo rimasti sorpresi anche noi dalla sconfitta della prima partita, perché il nostro precampionato secondo noi era stato soddisfacente, se non ottimo, se non buono, diciamo. Però purtroppo siamo partiti male e dopo rimettersi in carreggiata non era così semplice, insomma, ecco, anche perché sai, arrivavamo con tante titubanze esterne, con tanti riflettori addosso, e quindi partire anche male non era proprio quello che volevamo. Allora, vi abbiamo detto che vi avremmo riproposto i 10 gol segnati dal Bari in queste prime 8 giornate. Come sempre prego la regia di Telebari di oscurare queste immagini dai social e da Facebook, perché non è possibile mandarle in onda. Noi ce le godiamo qui in teatro, i 10 gol del Bari in questo avvio di stagione. Parlato di conoscere al più presto, no, niente, innanzitutto che mercato è negli ultimi anni di quello, diciamo, non soltanto in Serie B, di Serie A, c'è questa capacità di trovare giovani, di lavorare a volte in autogestione, come si prepara, diciamo così, la squadra inizialmente, poi dopo un anno che il Bari ha passato in maniera molto difficile con il cambio di 3 allenatori? Diciamo che quest'anno si prospettava un lavoro importante nella nuova costruzione del Bari Calcio, dal mio punto di vista. Lo sapevamo, ne eravamo consapevoli, ma non ci siamo spaventati. Il nostro mercato era dettato anche dall'esigenza di poter cedere dei giocatori. Qui c'erano dei giocatori che negli ultimi anni hanno giocato poco e che avevano anche poco mercato, giocando poco, questa è la conseguenza. Quindi credo che il risalto importante vada dato anche alle cessioni che siamo riusciti a fare. Questo è stato che ci siamo riusciti a ricavarci valori, denari per poter andare a fare quello che volevamo noi. E siamo riusciti in un lavoro certosino, in un lavoro lungo, meticoloso, come ho detto altre volte, noi eravamo obbligati a arrivare in distanza, non potevamo fare il nostro mercato veloce, non c'era possibile proprio per queste esigenze. Però sono sincero, siamo convinti di aver fatto quello, no, siamo convinti, siamo contenti e anche certi di aver fatto quello che avevamo preparato a tavolino. Parlo da un punto di vista tecnico dei giocatori e dal punto di vista delle scelte. Le scelte sono state tantissime perché sono 16 nuovi arrivati, sono rimasti 10 dell'anno scorso, quindi mi capite che stiamo parlando del 60-70%, quindi è un numero importante. Stanno giocando 4-5 titolari, diciamo, in questi 11 attualmente nelle scelte dell'allenatore, quindi è stato fatto un lavoro enorme e credo noi siamo veramente oggi molto contenti di quello che siamo riusciti ad allestire. Ecco, la cosa che mi dispiace, lo ribadisco e lo continuo a dire, è che siamo arrivati a mercato inoltrato, diciamo così, no? Perché purtroppo il campionato era iniziato, però come ben sapete gli ultimi giorni abbiamo preso 5-6 giocatori e di questi in questo momento ci stanno dando anche soddisfazioni. Non siamo arrivati tardi perché non siamo stati capaci prima, perché non riuscivamo ad arrivare prima. Tu lo sai un po' il mercato come funziona. Ovviamente c'è una sala di adulti, ma c'è molti giovani che aspirano, ovviamente sognano di diventare calciatori.
il rapporto con i giovani, perché si parla tanto in Italia, non vengono fuori i giovani, ma no. C'è nelle società questo coraggio di far giocare, ovviamente anche per a volte esigenze anche economiche, però c'è questa difficoltà, oppure anche il coraggio di non far giocare i giovani? Ma soprattutto il coraggio. Io poi vengo dal settore giovanile, i miei inizi sono dal settore giovanile, quindi il settore giovanile me lo porto sempre dentro, quindi so benissimo cosa vuol dire. E qui io credo che i giovani vadano comunque confermati, valutati e possibilmente fatti esordire, giocare ed esaltare per certi versi. È chiaro che ci sono, ogni società ha la sua problematica, la sua situazione per come poter andare a lavorare, gli obiettivi, che questi frenano anche delle conseguenze che tu ben sai. In carriera i colpi più clamorosi di Magalini, perché ogni direttore sportivo si vanta, ho preso quell'altro, io faccio la domanda, insomma, dei giocatori che lei ha scoperto o che ha portato la ribalta, quali sono stati? Ma non è un fatto di vantarsi, è un fatto di girare i campi e di lavorare. Parliamo del 3 anni fa l'ultimo, che l'abbiamo preso un greco, giocava in interregionale, l'abbiamo portato in Serie C e poi esordito in B, è stato venduto una cifra pazzesca e il Catanzaro ne ha beneficiato. Direttore, lei ha detto di girare i campi, perché sì, io giro, sa molto benissimo che mai i mercati, le società, i direttori sportivi, queste anche, diciamo, holding straniere, questi fondi lavorano molto sugli algoritmi, eh? No, io non sono di questo. Appunto, cioè, lei va ancora per i campi. Io sono uno che gira molto e ama vedere dal vivo, ho più persone che girano, siamo molto, molto attenti al mercato italiano in maniera totale, al mercato stranieri geograficamente confinanti, non ti dico che andiamo in Argentina perché non è vero, però sono ancora uno che ama l'osservazione e l'ottica, non che degli algoritmi non mi fidi, però ho delle figure centrali che sono più bravi di me nello studiare queste situazioni, quindi io mi faccio documentare i giocatori, ma poi devo arrivare io con l'osservazione mia personale. Vedere per credere, insomma. Cristian Siciliani. Sì, direttore, dopo 8 giornate si è fatto un po' un'idea di quale può essere la dimensione del Bari in questo campionato, perché al tifoso piace sognare, a lei? Ma io non voglio far sognare nessuno, noi siamo convinti di avere dei valori, di avere una buona squadra. È anche pur vero che devo mettere l'attenzione dalla Serie B, cioè nel senso che la Serie B ti bastano 2 partite fatte bene per portarti in alta classifica, 2 partite fatte male per riportarti da dove sei partito. Quindi c'è consapevolezza di avere dei valori, di avere forza di questo gruppo, di questa squadra, però dobbiamo dimostrarlo. Quindi ecco, è per questo che prima ho detto, non dobbiamo nasconderci dietro gli errori degli altri, dobbiamo essere superiori e dobbiamo vincere più partite per poter dire poi un domani abbiamo dei valori e possiamo ambire a qualcosa. Dove arriveremo non lo so, io sono anche consapevole che ci sono delle squadre con organici più importanti, però è arrivata una Serie B drogata, Antonio, prima parlavamo, no, nei mercati, perché oramai anche in Serie B sono arrivati gli americani ai fondi, quindi come si compete con certe squadre nel mercato? Oramai la Serie B, una volta arrivava in Serie B e riusciva a lavorare bene, perché comunque con le televisioni, con gli incassi, adesso non bastano più neanche quelli, perché quelle che vanno per la maggiore sono anche prime in classifica, seconda, perché se andiamo a parlare di Palermo, di Pisa, di tutte queste corazzate, ma con dei valori da dietro che tu, proprietario italiano, fai fatica a stare ai tempi. Ludovico Baticchio, il tifoso Ludovico Baticchio. Sì, buonasera. Io sono rimasto molto sorpreso di come il Bari ha iniziato a giocare in questo campionato, perché ero molto titubante, ho fatto l'abbonamento come tutti, come sempre, e devo dire che incomincio a divertirmi, perché la squadra gioca, e questa è una cosa importante. E credo che l'arrivo del mister Longo sia stato uno degli acquisti più importanti dal punto di vista strategico. Invece una domanda da tifoso, ecco, torniamo sulla questione del famoso VAR del rigore non dato. Ecco, vorrei sapere come parte, diciamo, societaria, avete fatto qualcosa di più per capire quantomeno che venga garantito un rapporto uniforme, funzionale, perché c'è stata questa cosa che ha portato comunque un danno. Poi se il rigore si segnava o non si segnava, questo non lo sappiamo, però un rigore forse c'era e non è stato dato. No, ma è chiaro che ci siamo fatti sentire nel palazzo, noi non dobbiamo di certo fare pubblicità di tutto quello, però con le persone preposte siamo andati dove dovevamo andare per avere dei chiarimenti. I chiarimenti sono sempre quelli, fondamentalmente ci hanno chiuso la porta in faccia, nella maniera
diciamo, non come avremmo voluto, di certo non ci devono dare un rigore con il prossimo avversario, ma ci dovevano quantomeno, ci piacerebbe che qualche volta dicessero sì, forse qualche cosa va rivista, qualche errore ci può essere stato, ma c'è come se una copertura l'uno con l'altro, ecco. Ma no, vabbè, no, torno a ripetere, succederà. Adesso noi purtroppo siamo partiti con un discorso che non volevo toccare delle lamentele. In queste 8 partite abbiamo più episodi che ci hanno penalizzato, ma dovremmo essere superiori. Però non voglio pensare che se pensassi che ce l'hanno con noi, allora sto, aiutami su queste cose qua, perché una volta sicuramente nessuno pensa a questo. Non posso pensare che ce l'hanno con noi, perché sennò io ho giocato 3 anni a Bari, dall'88 al 91. Cioè, ma vai là a giocare a Bari, cioè, ma ti arresti, vedrai. Noi in 3 anni, anzi, se ci potevano ci davano addosso. Ma noi ci hanno annullato un gol, ci sono andati a rivedere col Sassuolo per il fallo di mano di Manzari, che nella caduta, cioè, che anche quello, cioè, che fallo di mano era, cioè, però vabbè, non dobbiamo fare una domanda, direttore, su Longo. Io lo conoscevo ovviamente perché lo seguivo. Può essere stata anche una scelta dettata da, cioè, lui è stato esonerato l'anno scorso, era terzo in classifica col Como, anche per una sua forte motivazione, diciamo tra virgolette anche una rivalsa, sai, un'esperienza non bella, perché sei terzo in classifica, ti giochi un campionato, sei esonerato. Può essere stata anche quella la scelta, oltre le sue doti, credo, anche tattiche e tecniche. Allora, Longo, dopo che ho avuto i contatti con il Bari, che le cose sono andate in porto, mi è stato chiesto l'allenatore, uno, due, tre, con chi pensare. Io sinceramente il primo nome era Moreno Longo. Io lo conosco e lo conoscevo bene, non ci avevo mai lavorato assieme, però ho avuto colloqui con lui, ci siamo sempre sfiorati, quindi sinceramente era una componente che mi sarebbe piaciuto portare. Non è stato semplice, perché comunque... Anche perché l'anno scorso sono stati 4 allenatori, quindi non è che sia stata un'annata, diciamo, è chiaro. Felice, no, ma... anche, insomma, abbastanza pesante. Da lui, io quando mi sono seduto con lui, ho voluto avere certezze, chiarezze, tecniche, non che dovesse fare... noi, ma comunque capire com'era la sua idea di calcio in virtù di quello che noi potevamo e volevamo fare, perché comunque se non eravamo allineati con quello che era la situazione della squadra, non è di certo potevamo sposarci. E quindi diciamo che io sono stato convinto da lui in questo incontro che abbiamo fatto, poi ne abbiamo fatto degli altri. Una volta proposto e presentato alla proprietà, siamo venuti in fiducia, però lui è arrivato carico e motivatissimo, non so se per rivalsa, ma sicuramente perché comunque Bari gli ha detto molto dentro di lui. Quello sicuramente sì. Maricla, allora ti do la linea, ma permettimi di salutare Jessica Ramos, la nostra Jessica, che è una sportiva, e gli sportivi capita ogni tanto di farsi male. Si è fatta male al ginocchio, ovviamente ci auguriamo di riaverla quanto prima possibile. Giocando a pallacanestro, penso un po' Jessica, rugby, pallacanestro, quindi... Insomma, chi si muove, chi fa sport, capitano anche queste cose. Infatti, Enzo, permettimi, colgo l'assist per mandarle un calorosissimo saluto, un abbraccio, e speriamo che si riprenda presto anche per tornare qui insieme cosa, a noi. Ma distorsione. Crociato. Poi è bellissimo vedere questo teatro pieno di gente, pieno di tifosi, però ci sono anche tanti tifosi qui che ci scrivono sui social e le fanno questa domanda, perché sono già avanti, sono già proiettati verso il mercato di gennaio, e quindi le chiedono se ha già in mente qualche obiettivo. No, non è che non abbiamo in mente gli obiettivi, è che io oggi sono convinto, siamo convinti che questo organico sia completo, non abbia mancanze nei reparti. Se poi, non sono presuntuoso, lo penso veramente che l'abbiamo completata bene la squadra. Se da qua a gennaio succedono degli imprevisti, di qualche giocatore malcontento, di qualche infortunio che speriamo che non succeda, saremo ben presenti. Però oggi pensare di poter prendere un attaccante piuttosto che un difensore, assolutamente no. Marica, abbiamo i ragazzi dell'Under 13, presentiamo... Esatto, sappiamo questa già squadra che di giovanile, sì. C'è già qualche giocatore che ha delle domande da fare sempre. Volontari. La scorsa settimana una ragazzina fece delle domande incredibili, bellissime, di certo, attenzione. Allora, io partirei proprio dalla domanda per poi passare ai dirigenti. Sì. Allora, Saverio, giusto? Perdonami, mi devo girare in questo modo. Allora, fai pure la tua domanda al direttore sportivo. Buonasera a tutti, volevo chiedere... diciamo, quali sono i criteri che lei considera per valutare un giocatore? I criteri? Mm-hmm. Quali sono dei criteri che lei considera per valutare un giocatore? Bravo, hai fatto una bella domanda. No, è molto, molto, molto buona.
Ma diciamo che si va a valutare la situazione in base alle esigenze della ricerca, no? Serve un terzino sinistro, giochi a 3, giochi a 4, le caratteristiche, devi capire il valore, le dinamiche, la sua situazione. Un giocatore va visto più volte, va studiato, come dicevamo prima, nella storia degli algoritmi, per capire anche le caratteristiche atletiche, i tempi di corsa, i tempi motori e soprattutto l'aspetto anche personale. Mi piace anche avere una conoscenza diretta per poter capire e sapere i suoi pensieri, la sua voglia e le sue motivazioni. Molto importante questo. Complimenti per la domanda, sono bravissimi ragazzi a fare le domande. Abbiamo anche i dirigenti esatto, Agostino Marino e Saverio Paris. Io le chiedo, dirigente, di alzarsi per non farmi accovacciare. È uguale. Perché appunto parliamo di questa bella realtà con tanti giovani, tra l'altro non sono tutti presenti qui stasera a teatro. Quanti siete? Noi siamo 27 ragazzi, stasera siamo in 14. Ecco, allora possiamo parlare di una vera e propria fase di formazione, una delle più importanti, questa dell'Under 13. Sì, penso proprio di sì, perché diciamo questi campionati qua, l'Under 13, Under 14, sono importanti perché iniziano a formarsi, diciamo, questi ragazzi. Sbagliare adesso significa non dargli un futuro, diciamo, positivo. Quindi sono dei campionati molto importanti. Grazie Marica, non so se c'è qualche ragazzino anche della Procalcio, se vuoi fare una domanda? Ecco. Una domanda, dai. Allora, una domanda, intanto come ti chiami? Procalcio. Mi chiamo Salim e voglio chiedere una domanda al direttore. Sì. Al direttore. Vai. Ma lei si basa di più sui calciatori più giovani oppure su quelli più esperti? Vuoi sapere? Su quelli bravi. Fare un applauso a tutti e due, Molto bravi, Bravi. Bella domanda di Salim, insomma. Sui giocatori bravi. Si è portato avanti Salim, chissà, sono sul giovane, prima o poi, no? Magari era un'occhiata anche a me. Diciamo che una squadra va sempre miscelata, dipende anche dai campionati, dai valori, non è facile, non è che la puoi fare tutta di gente datata, ma neanche di tutti i giovani, deve esserci un mix e soprattutto che siano bravi e che abbiano le credenziali che abbiamo detto prima. Però l'attenzione per il giovane. Domenica vai a vedere la partita, guardi la distinta, guardi quali sono i giovani, in tutta sincerità, non è che anche perché il trentenne lo conosci già, quindi sai già quale caratteristiche, però alle volte per gli equilibri servono anche i giocatori, diciamo, con già qualche anno di esperienza. Direttore, venerdì c'è un incrocio di ex, il nostro vecchio direttore sportivo è al Catanzaro, lei lo scorso anno era a Catanzaro. Come si avvicina, non so quanto lei sia emotivo, quanto, però come si avvicina a questa partita? Perché comunque Catanzaro lo scorso anno ha fatto un grandissimo campionato, no? Immagino che abbia lasciato anche un bellissimo ricordo da quelle parti. Ah no, è vero, ho fatto due anni bellissimi, però ne parlavo oggi con Valerio, per noi è una partita importante proprio per tagliare questi discorsi che sono venuti meno nelle ultime due partite dove non siamo riusciti a vincere, quindi in tutta sincerità non sono preoccupato di contro chi giochiamo, ma sono preoccupato o vorrei tanto fossero tre punti proprio perché la classifica ce lo impone per poter ambire a far vedere che siamo un valore importante, quello sì, lo dico con onestà. Ricordiamo che Bari nelle prossime quattro gare ne giocherà tre al San Nicola perché abbiamo Catanzaro venerdì, l'altro venerdì la trasferta sul campo dello Spezia, il martedì successivo turno infrasettimanale al San Nicola con la Carrarese e il sabato invece abbiamo un'altra gara in casa con la Reggiana, quindi abbiamo 3 su 4 e speriamo davvero di poter sfruttare al massimo il cosiddetto fattore campo che nella storia del Bari è stato sempre determinante, sempre importante. Antonio, vuoi fare un'altra domanda, direttore? No, nel senso che incontriamo il Catanzaro, mi sembra di vedere il Catanzaro l'anno nostro dell'anno scorso, cioè dopo un campionato strepitoso che facemmo due anni fa e arrivamo a 120 e secondi. E dopo la promozione. E dopo la premiazione dalla C alla B e abbiamo sfiorato per 120 secondi. L'anno scorso è stata un'annata veramente da dimenticare. Può essere il Catanzaro, diciamo, che abbia questa, diciamo, andatura e quindi sfruttare di più perché si parla anche, vabbè, i giornali ovviamente lo dicono, anche dell'allenatore che si può giocare la panchina, però può essere, diciamo, anche la squadra può sentire anche questa pressione. Ma non so bene i loro problemi sinceramente, però se guardo l'organico, secondo me hanno un organico di valore,
un organico da Serie B per poter fare un campionato anche loro di livello. Hanno preso pochissimi gol, è una squadra che ha vinto poco, però è una squadra che a oggi ha poche vittorie, ma non dimentichiamoci che ha 8 punti, noi ne abbiamo 10. Come dicevo prima, bastano 2 partite per farsi male in Serie B. Quindi non che il Catanzaro in questo momento, non so il loro stato d'animo, perché l'ultima partita hanno pareggiato in casa, quindi non ho idea. Però io vado a vedere i numeri e vado a vedere i valori dei loro singoli, che li conosco tutti. Quindi troveremo un avversario tosto e importante. Probabilmente l'anno scorso si è fatto un'annata esaltante e ripetersi non è mai facile. Quindi no. Però 2 partite ti cambiano il campionato, e sia in un senso che nell'altro. Quindi sinceramente prepariamoci per una partita altamente difficile. Direttore, come sta crescendo Valerio Di Cesare nel suo nuovo ruolo? È carico. Un po' l'apprendistato, no? È carico, è volenteroso, un ragazzo che ha voglia di imparare, ha voglia di fare, è applicato, e sinceramente sono contento di averlo trovato. È un collaboratore in questo momento eccezionale, mi dà una grossa mano con la squadra, nello spogliatoio, e meno male che c'è Valerio, perché diciamo qualche sfumatura che mi serviva nel mio inizio mi è venuta bene con lui. Cristi, vuoi fare un'altra domanda al direttore? Sì, prima parlava di tanti acquisti di quest'estate, 16 in tutto. Le chiedo se qualcuno l'ha colpito in maniera particolare e è andato anche oltre quelle che magari erano le sue aspettative. Diciamo che lo dico, non ha colpito personalmente a me, ma ha colpito tutti, che è il ragazzino, il 2003 Obaretin. L'avevamo visto giocare poco, ma ne sentiremo parlare molto di questo ragazzo qua dal mio punto di vista, che è un giocatore molto, molto forte, molto importante. È chiaro che è un giovane che ha ancora degli errori in canna, ma li correggeremo. Ma mi auguro che quanto prima possiamo vederlo in campo con continuità, perché è veramente un giocatore. Ma più difensore oppure più esterno di centrocampo? No, secondo lei? È più difensore. Allora, io l'ho visto giocare, sono andato a vederlo più volte, parlavamo prima, giocava a Trento, gli hanno fatto fare anche il quinto, però secondo me non è niente. Questo non è niente, che io l'ho considerato per poter fare il braccetto, credo che sia il suo ruolo proprio preciso. O giochi con la difesa a 4, ti fai il terzino un attimino bloccato, anche se ha comunque spessore di gamba, di corsa, di velocità, però non è quell'esplosivo, non è Tripaldelli che arriva sulla fascia e te la mette col cross. Lui è di impeto, di forza, di spinta. Lui è veramente, veramente bravo da quel punto di vista. Poi la struttura che c'ha è importante, soprattutto per la fase difensiva, no? Per le diagonali, per le cose. Anche se lì sul fattore diagonale di testa è una delle sue cose in questo momento dove deve migliorare. Io volevo fare un'altra domanda, non so se vai, posso. Vai. Perché la penultima partita ha commentato l'Under 21, praticamente c'è stato un grido d'allarme di un dirigente importante che è Maurizio Viscidi, del calcio italiano. Andiamo più su un calcio fisico, purtroppo. I nostri ragazzi, i nostri giovani hanno paura a dribblare, disse proprio così. Quindi c'era questa apprensione. Lei come lo valuta questo momento? No, io sono amante della qualità, devo essere sincero. Se devo prendere un giocatore mi deve saper giocare a calcio. Il fatto fisico... Però si va su questo discorso. Ho capito. Io anni fa, direttore, scusi, andai a un convegno, mi ricordo 10 anni fa, e c'era uno che disse, ma voi tra 1,70 e 1,60 cosa fate? Noi prendiamo quello di 1,70 a prescindere. Mi spiego? Cioè, no, anche io sono per la qualità. Sono d'accordo. Però si va su questa linea. Sì, a prescindere non va bene. Però se noi giochiamo con Maiello e Benali, probabilmente qualche pecca... Sono due giocatori qualitativamente importanti. No, con me sfondo una porta. No. Quindi anche lì serve una situazione di sorta di equilibrio. Cioè, credo che Lella sia stato un toccasano da un punto di vista della struttura che ci ha aiutato in quel reparto. Poi noi dobbiamo avere tutti i giocatori. Poi se hai una componente qualitativa e anche fisica, ben venga. Credo che io di questo lo volevo dire prima. Il grido d'allarme, ripeto, non ha detto Di Gennaro, ha detto Maurizio Viscidi, che è un responsabile del tutto il settore della federazione. Cioè, poi se andiamo a vedere su un discorso fisico, noi abbiamo più forte giocatore italiano, che secondo me è Barella. Mi sembra, non è che sia un Vatus, ecco, vorrei capire come si lavora su questi principi, perché ripeto, è un grido d'allarme detto da un personaggio importante del calcio. A motivo di dirlo, soprattutto se nella ricerca, se non riusciamo a trovare un terzino sinistro nella nazionale italiana, ci sarà un problema di fondo nelle basi di tutte le altre squadre. Quindi che Maurizio Viscidi abbia comunque manifestato questo discorso ci sta. È chiaro che nelle componenti di costruzione di squadra dobbiamo avere Volpati, dobbiamo avere Totò Di Gennaro, perché
così faccio un abbinamento di quando giocavo. Colpati, il Verona, infatti, la squadra scudetto. No, vabbè, io sono mantovano, ma quel Verona là me lo ricordo. Quindi lui è stato un giocatore vero, ragazzi. Non so se dire di sì, infatti. No, era per fare un binomio, no? Per fare capire il senso dell'appartenenza della squadra. A me mi preoccupa l'abbinamento, perché, ripeto, l'assortimento. Io vivo con i ragazzi, a volte si dice, sai, bisogna andare sul fatto fisico. Noi, qui c'è Michele Andrizzani, che mi associa, anche lui, ex giocatore del Bari. Noi valutiamo proprio l'aspetto della qualità, della tecnica. Poi è normale, la fisicità può contare. Se però... oggi devo dare, così dico anche un nome, no? Un giocatore che mi ha sorpreso del Bari da quando sono arrivato, dal primo giorno, quindi non ha sbagliato un allenamento, è Benali. E Benali penso che fisicamente debba lasciare qualcosa per strada, però Benali da quando non ha sbagliato un allenamento, non ha sbagliato, quindi voglio ben vedere Benali, ecco, certo. per dirla, quindi non è che devi essere per forza 1,90, devi sempre giocare a calcio. E noi dobbiamo tra poco congedarci con il direttore, però come sempre ad ogni puntata facciamo salire sul palco un nostro sostenitore, un nostro sponsor, preceduto dal clip che riguarda la sua azienda. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua area di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Un applauso anche ai nostri sostenitori, perché ci danno la possibilità. Maurizio Cardascio, eccolo qui in carne. Buonasera. In carne ed ossa. Insomma, elementi, aria pulita, aria anche fresca, quello che potrebbe funzionare anche in uno spogliatoio. Anche uno spogliatoio ci vuole aria pulita, sì, no? Assolutamente sì. Nasce tutto. Quanto avete lavorato quest'estate, Maurizio? Che faceva caldo, troppo caldo. Proprio tanto, io ti vedevo come troppo. Un santo. Chiamo Maurizio, troppo, che mette in condizione. Tanto, abbiamo lavorato tanto, è una temperatura molto alta, non si è mai preparati a tutte le richieste che ci arrivano, come tu sai lavoriamo su tutto il territorio nazionale e sta cambiando, è già cambiato e quindi dobbiamo prepararci, diciamo, anche al futuro. Vuoi salutare il direttore Magalini? Ecco qui. Buonasera. Per la foto ricordo. Io ringrazio Maurizio, il mio amico Maurizio Cardascio, ringrazio il direttore sportivo Giuseppe Magalini, al quale facciamo un grande applauso, grazie per la disponibilità e per la... Verrà a trovarci un'altra volta. Va bene. Piacere, l'ho promesso prima, quindi magari fra 8 partite, va bene? Tra 8 partite, facciamo un altro punto al volo della situazione. Grazie direttore, grazie direttore. Prego la regia, facciamo ben inquadrare a questi ragazzi. Io voglio dare spazio a questi ragazzi, ce ne sono alcuni fantastici. Guardi, noi zero capelli, guarda questo ragazzo. Ma quanti ne ha questo ragazzo di capelli? Una cosa straordinaria. Con questa inquadratura andiamo in pausa pubblicitaria, nella seconda parte, quella della Marcord, verrà a trovarci un ex grande difensore del Bari. Pubblicità. Grazie. Salubrità è un bel sostantivo. Si riferisce alla capacità di un ambiente o della sua area di apportare benessere fisico. Un impianto Cardascio non si limita a regolare umidità e temperatura, ma effettua una continua pulizia dell'aria da virus, microbi e batteri grazie alla tecnologia UV. E così, mentre tu sarai intento a svolgere il tuo lavoro, il sistema di purificazione Cardascio si preoccuperà di rendere il tuo ambiente salubre e la tua vita più sana. Nuova Vitara Hybrid è qui. Suzuki è tecnologia da incentivi. Fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki.
Car Service Bari, nel cuore di Bari. Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. etsmeccatronicapuglia.it. ETS Cucovillo, il futuro sei tu. Travel Caffè, un mondo da scoprire. La tua agenzia viaggi di fiducia. Passa da noi a gustare un buon caffè e a scegliere il tuo prossimo viaggio. Travel Caffè organizza viaggi di gruppo, individuali, eventi e tanto altro ancora. Cosa aspetti? Vienici a trovare Travel Caffè, per te, con te. Una partita di calcio? Sì, ma da Bari Sporting Club. Campo 11 omologato FIGC, campi a 7 e a 6 con palestra coperta attrezzata. Illuminazione LED, erba sintetica nuova di ultima generazione. Bar e ampia area ristoro. Non è solo un centro sportivo. Bari Sporting Club è la tua casa del calcio. In strada provinciale 183 a Bari. Info e prenotazioni 351 403 0882. Anche WhatsApp. Rieccoci insieme, seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport del lunedì in teatro, dal Teatro Forma, il teatro del gruppo Telebari. Come sempre il passaggio tra il nuovo e come eravamo, e come eravamo forti un tempo in difesa, perché c'era anche Giorgio Detrizio. Giorgio, che effetto ti fa vedere questi ragazzi nelle prime file? Perché anche tu sei stato un ragazzino che sognava come loro un giorno di indossare la maglia del Bari. Come l'hai vissuta e che consiglio daresti a questi ragazzi? Beh, intanto diciamo, sono stato fortunato perché io sono cresciuto in una città vecchia e allora c'era Fra Pampina che giocava in prima squadra ed era un vicino di casa, quindi ogni volta che lui usciva per andare a fare gli allenamenti io lo seguivo un po', vedevo un po' la macchina fare la prima curva e poi scompariva e pensavo chissà un domani sarebbe il mio sogno poter giocare nel Bari. E dopo un po' di anni, sinceramente, facendo del Bari, io poi ho fatto la trafila in due squadre di Bari di settore giovanile normale e dopo mi hanno preso subito per giocare in primavera, quindi in realtà loro non stavano nel settore nel Bari. Che consiglio daresti a un ragazzino che vuol fare questo da grande, cioè giocare, entrare nel calcio che conta? Sognare, perché comunque è bello sognare, ma senza perdere mai vista la realtà. Io alleno ragazzi di 17 anni che sognano ancora di diventare calciatori e molti non vanno neanche a scuola, quindi non si danno da fare, diciamo, per quanto riguarda l'aspetto extra calcistico. E lì martello un po', perché è brutto dirlo, però se un ragazzo di 17 anni gioca ancora in lega giovanile normale, poi secondo me le probabilità che diventi un calciatore di un certo livello sono veramente pochissime. Giorgio, abbiamo preparato una clip con delle foto, delle immagini e che gol, ti riguardano, qualche gol, perché hai segnato anche dei gol. L'ho fatto pure, anche al Digi ho fatto gol. Anche al Digi, vedete un po' Giorgio Detrizio quando giocava a calcio, vediamo.
Ed era inevitabile, diciamo, chiudere con la foto con Enrico Catuzzi, perché tu sei uno dei ragazzi di Enrico Catuzzi, anche se poi hai giocato anche col Bari di Bolchi, insomma, hai fatto altre cose, però Catuzzi è stato Catuzzi. Catuzzi era un padre, un fratello, un amico, è stato, diciamo, geniale, perché ha iniziato a giocare a pensare di giocare a zona con un gruppo di ragazzini. Sarà anche stato fortunato, perché poi tutti siamo diventati calciatori. In primavera, iniziato in primavera, sinceramente abbiamo dato spettacolo su tutti i campi d'Italia. Tant'è vero che la Juve ci temevano tutti, ogni volta che incontravano noi avevano paura. Poi lui è stato, come posso dire, un grande, perché a Bari, pur non vincendo nulla, era una squadra che giocava con 7-8 baresi, una cosa che non è mai più successa nella storia del però club, ecco, c'è tutti se lo ricordano, c'è il periodo di Enrico Catuzzi. Enrico Catuzzi è stato un discorso a parte. Volete fare una domanda a Giorgio, insomma, anche perché abbiamo visto lui era libero, no? Era il libero del Bari, no? Una sorta di libero. Io centrale, era, sì, ho giocato libero. Da libero e da difensore centrale, sia a zona che a uomo. Quindi si è portato avanti, perché oggi si parla di centrali difensivi. E un tempo c'era la figura del libero, che era una che non esiste più, sì, insomma, il libero, no? La concezione è diversa. Allora, ora è più, diciamo, una difesa a tre, dove due dovrebbero marcare di più, però... Ti immagini nel calcio di oggi? Ti immagini nel calcio di oggi? Riesci a immaginarti nel calcio di oggi? O... Allora, io penso che i calciatori intelligenti possono sempre giocare, sia potevano giocare e possono giocare ancora ora, soprattutto se hai avuto, come dicevi prima... Un maestro come Enrico Catuzzi, perché io penso che chi nasce e cresce giocando a zona, secondo me diventa un calciatore intelligente. Aperto mentalmente, perché non sei rigido con... No, sei costretto a giocando a zona sei costretto a ragionare. Infatti, io tornerei da Maricla, perché abbiamo tantissima, una platea ricchissima oggi. Infatti. Ieri non è andata bene, però... Dobbiamo dire grazie ai ragazzi del Tigri Bari, facciamo un applauso, che per la prima volta hanno portato Bari nel campionato di Serie B di Laghi. Peraltro giocano della vittoria loro, il vecchio stadio vostro, e giocheranno in casa la prossima partita alle 15:30 domenica all'Arena della Vittoria. Va bene, sarà la prima partita in casa. Avete giocato a Roma contro la Lazio, squadra storica, e non è andata benissimo. Chi vogliamo sentire, Maricla? Arriviamo subito, c'è stato un piccolissimo problema tecnico, però intanto prima, mentre stavamo guardando la clip, ho sentito i ragazzi della Procalcio Bari fare esclamazioni bellissime, la volete ripetere? Che cosa avete detto prima, quando avete visto il gol? Bellissimo. Vabbè, no, non si voglio... Neanche dalla lunetta. Ecco. Che noi non riusciamo a segnare neanche dalla lunetta della... io mi stavo ascoltando. Ma c'era il vento prima. Quel giorno, c'era molto vento. Allora, forse... C'era molto vento. Ci siamo con la sera? Probabilmente sì, adesso ci siamo. Eccoci, allora siamo in compagnia di Gennaro Totaro, il presidente del Tigri Rugby Bari. Tra l'altro prima abbiamo visto, se non sbaglio, delle immagini che un po' vi appartengono in qualche modo, perché dall'anno scorso avete iniziato ad allenarvi allo Stadio della Vittoria, giusto presidente? No, ci allo Stadio della Vittoria da circa 15 anni. Ah, da 15 anni, benissimo, io ricordavo solo dall'anno scorso, pardon. No, ci andiamo da 15 anni. Ieri, come diceva Enzo, non è andata bene, ma in un certo senso il nostro obiettivo era giocare questo campionato. Abbiamo tanta strada da fare, abbiamo le prime tre gare con tre squadre che sono le candidate alla promozione in Serie A, e per noi è stato un onore giocare ieri a Roma in un campo che non avevamo mai visto, e quindi è questo che conta. I ragazzi, abbiamo peraltro un settore giovanile che è molto in crescita. Quest'anno la squadra, tutti quelli che vengono a giocare con noi ci dicono che rimangono estasiati dall'accoglienza che hanno dagli altri. La nostra squadra è fatta, come diceva prima Enzo, quello era il Bari dei baresi. In realtà noi abbiamo un 70% di ragazzi che vengono dai nostri giovanili, con un'integrazione di un gruppo di ragazzi fantastici che vengono un po' dall'Argentina, dall'Inghilterra, e sono
questi sono tutti ragazzi che studiano, che lavorano, che si allenano negli spazi di tempo, sia sul campo che in palestra, e come anche le altre squadre. Dobbiamo insomma, vedremo migliorare. La prossima partita, mi raccomando, andate allo stadio a tifare per le Tigri domenica Bari, che magari 14:30. Conosceremo qualche altra volta anche nel dettaglio. Maricla, grazie al presidente. Maricla, attenta perché sei passata davanti a Nicola Scariglia e molti mi chiedono: ma che fine ha fatto Nicola Scariglia? È stato a Telebari per un breve periodo. Infatti è stata una bellissima sorpresa. E ha spiccato il volo, non è che è andato. L'uomo del TikTok. Allora, intanto, Nicola, ti chiedo di alzarti perché anche se sei alto, però riesco. Forse è meglio così. Intanto, appunto, come diceva Enzo, tu sei un ex Telebari, però ci fa sempre piacere rivederti. Che cosa stai combinando a Milano? Bella domanda, più che altro perché me lo... Enzo, lo sai che è deformazione professionale. La domanda è giusta, la risposta è giornalista sui social, la dico un po' semplice come la dico a mia nonna perché ancora non ha capito effettivamente che cosa faccio, però è un po' l'evoluzione di quello che è stato il mio ruolo fino a qualche mese fa in Telebari con degli strumenti differenti che ci portano nella modernità, secondo me. E ci sto provando, ho rifiutato anche dei percorsi più classici, perché è una cosa che sento più mia, e che devo tantissimo a quel signore lì in fondo, che è Enzo Tamborra, che qualche anno fa mi ha lanciato, senza dirmi troppo cosa fare e come farlo, forse ha intravisto qualcosa in me, e mi ha lanciato piscina non era vuota. Ci vuole poco a scommettere su di te, uno che ha una laurea in ingegneria, che vuol fare giornalista, quindi lo fai bene. Un pazzo. Oppure tuo padre ti mena, insomma. Dice, come hai fatto la laurea in ingegneria, ti mette a fare il giornalista, quindi... Non avevo dubbi su questo perché vuol dire passione questa, passione che va al di là della logica. È un tattico. Sono pure un tattico. Che... Vabbè, è stato lungimirante, lo sei stato anche tu, quindi ti auguriamo il meglio, Nicolas. E vienici a trovare più spesso. Grazie, perché... Nicolas, grazie. Tra poco andiamo dagli amici del club Scianimanico. Lì? Però una domandina la vorrei fare, Antonio, che a parte aspetti Bari Catanzaro, perché venerdì c'è Bari Catanzaro, ha detto bene il direttore, ora bisogna concretizzare perché non abbiamo i punti che forse avremmo dovuto raccogliere. Ma sono partite difficili sempre perché poi viene Ciro Pulito, insomma c'è l'ex, insomma li caricherà, mi sembra una cosa normale. Ora lui giustamente ha 8 punti, però insomma sui giornali c'è scritto che l'allenatore non è che goda un momento diciamo importante. Però il Bari ora sta bene perché anche a livello tattico si è, diciamo così, Longo dopo le prime partite ha aggiustato un po' il centrocampo, nel senso che da 2 sono passati a 3, quindi c'è equilibrio, certi giocatori stanno venendo fuori, Maeta è tornato quello vero, e gli attaccanti cominciano a segnare, quindi c'è, mi sembra nelle ultime 7-8 partite ha preso soltanto 2 gol, sono segnali importanti, però poi sai c'è la sosta, dopo la sosta è sempre un po' imprevedibile. Un punto interrogativo, sì, come come ci ritroviamo. Però mi sembra di vedere... quest'anno, o sbaglio Cri, una squadra che abbia un'anima, uno spirito. L'anno scorso, insomma, sappiamo. Senti, la prima volta che state insieme, Cristian, che cosa è fare una radiocronaca con Antonio Di Gennaro? Onesto, dirlo proprio spudoratamente. No, è fantastico, perché poi... Bella, perché poi Antonio, oltre alla grandissima competenza, ci mette tantissima passione, quindi partecipa in modo particolare, ha coniato anche... delle parole particolari in barese, poi è un gigante. Beh, poi è una bella guida perché come Barbara Cirillo, come te, è uno che capisce di calcio, fotografa per cui la partita è quello che sta accadendo. Dobbiamo andare in pausa pubblicitaria, poi vorrei salutare gli amici del club Scianimanico e poi Ludovica Baticchio ha da dirvi delle cose importanti perché insomma abbiamo il garante per i diritti dei minori, voi siete la platea di minorenni, vi deve dare un messaggio molto preciso. Pubblicità e poi di nuovo insieme. Nuova Vitara Hybrid è qui. Suzuki è tecnologia da incentivi. Fino a 14.500 euro di vantaggi. Suzuki. Car Service Bari, nel cuore di Bari. Marischeria è la pescheria e cucina di mare a Bari Poggiofranco. Ogni giorno solo il meglio del mare per la tua spesa. Anche piatti pronti e con consegna a domicilio. Vieni a trovarci in via Orfeo Mazzitelli 244.
Una partita di calcio? Sì, ma da Bari Sporting Club. Campo a 11 omologato FIGC, campi a 7 e a 6 con palestra coperta attrezzata, illuminazione LED, erba sintetica nuova di ultima generazione, bar e ampia area ristoro. Non è solo un centro sportivo. Bari Sporting Club è la tua casa del calcio. In strada provinciale 183 a Bari. Info e prenotazioni 351-403-0882. Anche WhatsApp. Scopri un angolo d'Irlanda nella tua città. Ti aspettiamo allo Steam, l'unico vero Guinness Irish Pub di Bari. Steam Pub è a Bari, in via Albero Tanza 11. Di nuovo insieme dal Teatro Forum, ultimi minuti, questo appuntamento con il TB Sport dal teatro. Maricla, sei con gli amici del club Scianimanico, anche loro sono veramente miei amici. Cominciare dal presidente Massimo Carlucci, un applauso perché vivono una passione genuina per il Bari. E allora, chiaramente noi la conosciamo la storia della vostra associazione, ma io ti chiedo Massimo, da quanti soci è composta intanto e poi con quale obiettivo è nata? Allora, noi siamo un'ottantina di soci, siamo arrivati al nono anno di vita. E il club è nato all'indomani della scomparsa di un nostro carissimo amico, Beppe, che è una vicenda che ho già raccontato altre volte. E ci proponiamo di diffondere il credo del Bari nel quartiere di Palese, sperando insomma di affiliare più possibile tifosi del Bari. Enzo, però so che vorrebbe fare una domanda al nostro ospite. No, più che una domanda, io siamo amici con Giorgio. Siccome ho vissuto dal di dentro quell'epoca di Catozzi della squadra, volevo che Giorgio spiegava ai bambini che cosa era il significato della spina del polipo. Perché lui sa a che cosa mi riferisco, magari se lo spiega lui così. Grazie. I ragazzini capiscono quando la squadra vince cosa devono fare per far passare un po' di tempo. Sentiamo. Cioè, la spina del polipo era praticamente, era la perdita di tempo. Cioè, quando vincevamo dovevamo mantenere il risultato gli ultimi minuti, al minimo fallo andavamo a terra, si avvicinava il massaggiatore, il dottore per chiedere è vero oppure noi dicevamo no, è una spina di polipo, quindi non è niente praticamente. Non è niente, è un muto, però lo dicevamo in dialetto. Torniamo da Ludovica Baticchio perché come garante dei diritti per i minori della regione Puglia stanno patrocinando una bellissima mostra a tutti i colori della Puglia. Abbiamo la clip, Ludovico, facciamo vedere di cosa si tratta, vediamo insieme la clip su tutti i colori della Puglia. Vedete,
Non ci sono solo le maglie del Bari, quelle del Bari le abbiamo messe qui praticamente, quella è stata indossata da Maccoppi, questa da Giovanni Loseto, ma ci sono le maglie di tutte le squadre della regione, perché come dire, insomma. Regione Puglia, quindi sì, ma non solo le squadre delle grandi città, ma anche dei piccoli paesi, certo. Quindi c'è stata questa grande partecipazione. E perché ho scelto di dare una visibilità a questa iniziativa? Che quando vengono a trovarmi gli amici di Casa Bari e Museo del Bari, mi hanno fatto capire che hanno un patrimonio enorme di magliette, di coppe, di medaglie, e diciamo, dobbiamo cercare di stimolare un po' l'attenzione su questo tema della Puglia, del calcio, dei colori del calcio in Puglia, e soprattutto parlare ai ragazzi e alle ragazze, perché abbiamo parlato di calcio femminile, abbiamo consegnato dei libri, siamo andati in alcune scuole a parlare con le ragazze e i ragazzi. Ma io voglio lanciare un messaggio oggi, visto che ci sono tanti ragazzi, approfitto dell'ospitalità di Telebari, ai ragazzi, alle ragazze e ai genitori. Cioè, innanzitutto voi dovete, ragazzi, divertirvi, che è fondamentale. Giorgio l'ha detto poco fa, cioè chi non studia, secondo me, non gioca. Lo dico subito, qui o si studia oppure non si gioca più a pallone, perché sennò bisogna studiare, ma soprattutto divertirvi, perché nessuno può diventare campione del mondo, può capitare a qualcuno di giocare in Serie A, Serie B, Serie C, però il calcio, come tutti gli sport, sono quelli importanti per divertirsi. E poi perché si gioca? Perché nella vita bisogna imparare che quando si gioca spesso si perde e poco si vince. Perché nella vita così è, poco si vince e spesso si perde. E quando si vince bisogna avere rispetto per chi ha perso, pur gioiendo della vittoria. Quindi il messaggio soprattutto ai genitori: pensiamo a far divertire i nostri ragazzi, facciamo divertire, giocate, e poi se capita che uno diventa anche professionista calciatore va benissimo, se non capita non fa niente, farete altri mestieri importanti, qualificati, ma l'importante è che vi siete divertiti. Quindi il messaggio che vorrei dare come garante: buon divertimento, va bene, e soprattutto imparate a perdere. Facciamo un applauso al gruppo di Gabaticco. Noi siamo addirittura d'arrivo per lo spazio odierno, per la puntata odierna del TB Sport al teatro. Dobbiamo chiudere però con dei ricordi, perché purtroppo ci capita a volte durante le nostre trasmissioni di ricordare chi non c'è più. Non erano tifosi del Bari, ma erano tre tifosi del Foggia, 13 anni, 17 anni, 21 anni, sono morti mentre in un centro stradale, mentre rientravano dalla trasferta di Potenza. E quindi a noi rivolgiamo un pensiero a questi tre ragazzi che per seguire la loro squadra del cuore hanno perso la vita. Io poi vorrei ricordare sul piano personale un'altra persona a me molto cara che non c'è più, il dottor Antonio Tota, cardiologo, era l'angelo custode dei podisti. Io l'ho conosciuto a Vivi Città, perché seguiva Vivi Città, e in un'occasione in particolare ha salvato da un infarto un podista che si era sentito male, una persona che io ho visto sempre così nella mia vita, sorridente, una persona gentile e buona. E poi vorrei ricordare anche Francesco Palmi, un grande tifoso del Bari, che purtroppo non c'è più, era uno dei tifosi più riconosciuti all'interno della curva nord, che gli ha dedicato questo striscione, tanti chilometri, momenti di gloria, adesso e per sempre nella nostra memoria. Ciao Lalla. Facciamo un applauso a questi amici che non ci sono più. Allora, grazie per essere stati con noi, grazie al nostro capitano Antonio Di Gennaro, grazie al nostro Cristian Siciliani, grazie, buona serata, grazie a Ludovico Baticchio, grazie a Giorgio De Trizio, grazie a Maricla Pastore, grazie a tutti voi per aver reso questa serata particolarmente bella. Ci ritroviamo lunedì prossimo, ciao.